Vivi il Vangelo senza compromessi. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi che è Luca 12, 49, 53. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Amen. Cari amici, oggi il discorso di Gesù è molto profondo, molto spirituale. Non è superficiale o carnale come sembrerebbe dalle sue stesse parole. Innanzitutto Gesù dice che è venuto a portare fuoco sulla terra e come vorrebbe che fosse già acceso. Chiaramente lo ha detto prima di salire sulla croce, di morire e di risorgere, prima dell'effusione dello Spirito Santo. Infatti, durante la Pentecoste, Dio si manifesta all'uomo in una forma nuova, attraverso il suo stesso Spirito, che dona a tutti i credenti in una forma straordinaria. Si posava infatti su ciascuno di loro con lingue di fuoco, quindi con potenza, con autorità. Gesù è venuto a portare il fuoco, cioè uno stile nuovo di vita, una volontà che si abbina alla volontà del Padre, una volontà che è infuocata e incendiata dallo Spirito Santo. È uno spirito d'amore, è un fuoco di amore. Non è un fuoco di violenza, come potremmo invece forse pensare. Tanto che Gesù dice: pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, ma la divisione. Un brano per questo difficile da comprendere, soprattutto in questo tempo in cui c'è la guerra in Terra Santa. Un brano che però sta parlando di ciò che il discepolo di Cristo incontrerà, ciò che seguendo il Vangelo, non solo ascoltando le parole di Gesù, ma mettendole in pratica, ecco ciò che il discepolo sperimenta, la divisione. Uno potrebbe dire: ma come mai Gesù che ama, che si è donato, che è morto per noi, che ci ha invitato ad amare i nemici persino, come mai parla di divisione? Gesù parla di una conseguenza per i cristiani, per noi che siamo suoi discepoli. Quando mettiamo in pratica la sua parola, purtroppo spesso non siamo accolti dagli altri, purtroppo spesso siamo scherniti, e le nostre decisioni in linea e conformi al Vangelo vanno ad intaccare le decisioni degli altri, soprattutto di coloro che vivono secondo una mentalità umana, carnale, del mondo. Ecco che molto spesso, proprio nella casa, nella famiglia, quando siamo in stretta relazione con gli amici, con gli altri, noi veniamo scherniti, accusati e ci sono divisioni. 3 contro 2, 2 contro 3, nella famiglia, tra gli amici, perché noi siamo cristiani, perché crediamo in Cristo. Gesù già lo aveva detto: se hanno fatto questo a me, che sono il vostro maestro, tanto più lo faranno a voi. Quindi
Noi non vogliamo però preoccuparci di quello che possiamo vivere a causa del Vangelo, perché la decisione per Cristo allontana dall'ipocrisia, da ciò che avevano i farisei, gli scribi, i dottori della legge. Predicavano una cosa, ma con una grande maschera. Chi segue Cristo non può portare quella maschera. E proprio perché non viene portata la maschera, se siamo cristiani autentici, ecco che avviene un rifiuto del Vangelo. Io non sto con te perché tu preghi, perché tu credi in Dio, perché tu predichi il perdono, predichi l'amore, predichi la fiducia in questo Dio che non ho mai visto. Quante difficoltà abbiamo e abbiamo avuto nella nostra vita, nella nostra storia, nelle nostre case, nelle famiglie. Provoca la divisione tutto questo. Ma Gesù ci dice: vai avanti, vivi il Vangelo senza compromessi. Non ti curare se qualcuno si è allontanato da te perché sei cristiano. Anzi, benedicilo e vedrai che il Signore interverrà nella sua vita. Ma tu non scoraggiarti, non allontanarti da Dio, dalla sua parola e non tirarti indietro. Per questo invochiamo lo Spirito Santo e gli diciamo: vieni Spirito Santo, tu che sei il fuoco di Dio che scende dall'alto, riempi il mio cuore con il tuo amore, riempi il mio cuore con la tua grazia, donami il coraggio di andare avanti con la tua forza, con la tua presenza e di portare con gioia il dono della tua parola a coloro che ne hanno bisogno, ma soprattutto fa che io non mi perda mai nella paura, nello scoraggiamento, perché porto avanti la mia fiducia in Gesù Cristo. E a te, Signore, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, oggi abbiamo questo bellissimo slogan: vivi il Vangelo senza compromessi. Lo Spirito Santo oggi scenderà nella nostra vita, nel nostro cuore, come un fuoco d'amore, un fuoco che accende in noi il desiderio, lo zelo per portare la sua parola. Grazie per avermi accolto, un caro saluto da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.